Che venga fatta giustizia e che comunque questa persona, se ha delle responsabilità, vengano accertate, anche perché giustamente, come si diceva, che non venga fatto del male ad altre persone, anche perché noi abbiamo perso una grande persona, una grande amica e ci ha lasciato un grande vuoto. È indagata per omissione di soccorso, esercizio abusivo della professione medica e morte in conseguenza di un altro reato. Ad oggi la posizione, per quanto a noi noto, è rimasta la medesima, ovvero è indagata a piede libero in quanto la procura non ravvisa le esigenze cautelari per disporre una misura cautelare. È vero che è stato trovato del silicone dentro le vene della signora Migliore che potrebbe averne causato la morte? Sì, ed è estremamente compatibile con una morte in brevissimo tempo, come ha testimoniato il marito Antonio. Qual è lo stato d'animo del marito della signora Migliore, Antonio, ora? Completamente addolorato, perché si è trovato a distanza di un mese fa, era qui sul sagrato del municipio a sposarsi e a saltare di gioia con Samantha, e oggi si è trovato a darle l'ultimo addio, per cui è distrutto, è sconvolto. Possiamo sperare che la signora Migliore, suo marito e i suoi figli abbiano giustizia? Ma la giustizia, bisogna sempre avere, no? Fiducia nella giustizia, è una giustizia terrena, e si spera che la verità processuale sia quanto più aderente a quella storica. Grazie.